Salve a tutti, eccomi qua, in ripresa da una brutta tracheite di cui insomma sapete chi segue la pagina L'Angolo del Lupo, in ripresa, ma ormai mi sto riprendendo. Comunque non siamo qui per parlare della mia tracheite, ma siamo qui per parlare di Payback. Voti aspettative su questo Payback? Che beh, è abbastanza evidente come sia un pay-per-view di transizione. Come sia anche per la WWE stessa sia quasi un fastidio questo pay-per-view. Un qualcosa, un po' una rottura di palle, ecco, una vera e propria rottura di palle. E purtroppo si vede anche da come sono dalla costruzione delle storyline. Lo si vede anche dai match, diciamo, che ci sono anche in programma. Allora, è un pay-per-view un po' così, un po' che fa anche poco testo, molto di transizione, un pay-per-view che si trova un po' a cavallo fra la fase prima e un po' a cavallo dello shake-up, diciamo, nel senso che comunque trova con match, con lottatori che sono passati da una parte. Con Lesnar col titolo che è chissà dove, titolo di Raw, vuol dire che chissà dove, un rematch, diciamo, che dovesse per il titolo del tipo di SmackDown, che poi non è stato più titolato, era causa del casa degli orrori con Orton di là, una cosa un po' sé stante, un titolo Stati Uniti che è andato di là con un Orton, cioè un di là con un Jericho che se vince va a SmackDown, un casino, un vero e proprio casino, un inenarrabile casino, signori. Detto questo, siamo qui, allora, siamo qui per parlare questo di Payback. Allora, aspettative piuttosto basse, devo dire, per lo show in generale, proprio che di transizione si vede per diversi match che sono diversi match scontati e che sulla carta non esaltanti, ecco. Comunque, andiamoci per match, andiamo però con ordine. Allora, abbiamo credo vi sia un Seth Rollins contro Samoa Joe. È una specie di coda di strascino di specie di coda della storyline con Triple H, una nota Triple H e Stephanie sono fuori almeno per ora. Rimane il loro scagnozzo Samoa Joe. Cioè sto match sta fai da tra di loro. Il match potrebbe anche venirne buono, per carità, però sulla faida siamo su chi se ne frega andante, cioè un po' così, ma vabbè. Mi ho dato aspettativa un 6, che è un po' fra un buon potenziale a metà, sta a metà fra il buon potenziale tecnico di questo match. È il gran cazzo che se ne frega, che gran cazzo che ce ne frega, diciamo, per quanto riguarda la storyline, la costruzione. Poi, chi avremo? Avremo match per il titolo femminile. Match per il titolo femminile fra Bayley e Alexa Bliss. Diciamo che paradossalmente l'unico, forse, vago. No, l'unico no, però uno degli unici due, diciamo, vaghi motivi di interesse di questo pay-per-view, ovvero appunto questo match, vedere chi vince, vedere che match sarà. Allora, dal punto di vista tecnico potrebbe essere buono, ma a livello non altissimo. L'Alexa Bliss, poi, diciamo, l'ultima puntata di Raw si è visto anche abbastanza chiaramente la differenza fra un personaggio riuscito benissimo come quello di Alexa Bliss e un personaggio che sta riuscendo molto male come quello di Bayley. Io ho sempre questa convinzione, devono cambiare il personaggio Bayley. Proprio il personaggio non funziona, non va bene.
personaggio così della ragazzina che corona i sogni di una vita, eccetera. Non funziona perché è abbastanza evidente come faccia la figura del mongo, della spastica Mi sono sempre convinto debbano, cioè, finché non cambieranno il personaggio, non funzionerà poco da fare. Alex Bliss invece come personaggio sta lavorando piuttosto bene. Ok, funziona benissimo, devo dire benissimo il personaggio. Lei è bravissima a interpretare questo ruolo della stronzetta, della stronzetta, diciamo, ecco. È abbastanza brava a interpretare il ruolo. Mi piace qua l'aspettativa, to, anche qua un 6, perché comunque la vedi buona lottatrice, ma mi sa che ha bisogno dell'avversaria giusta e non so quanto Alexa Bliss possa essere l'avversaria giusta, perché sì, è in miglioramento, ma deve fare ancora un po' di strada, deve farne decisamente, per quanto riguarda il ring intendo, un lottato. Quindi voto aspettativa. 6. Poi direi possiamo parlare dell'altro motivo di vago interesse per quanto riguarda il pay per view. Match per titolo di coppia di Raw. Yardis contro Sheamus e Cesaro. Interessante vedere Yardis sul ring. Interessante vedere come possono interagire con Sheamus e Cesaro. Mi sembra piuttosto, come posso dire, non so voi, ma io sento quel deciso odore di turnil da parte di Sheamus e Cesaro, proprio. Mi sembra molto chiamato, proprio tutta sta cosa, le strette di mano, il rispetto, bla bla. Proprio. Mi sembra una sorta di avviso di chiamata del tornil, no? Dico, ecco, quando c'è tutto sto fair play, tutte queste strette di mano, di solito sono propedeutiche al tornil, a un tornil. E mi sembra tutto, mi sembra proprio ideotica un tornillo di Sheamus e Cesaro, che secondo me potrà avvenire. Allora, o durante il match, o secondo me ancora meglio, dopo il match. Con gli Hardys che vincono il match, Sheamus e Cesaro che tornano su di loro, e li attaccano. E così continua la faina. Ho questa sensazione. Ho questa forte sensazione. Match potrebbe venire buono anche là. Purtroppo il match è un match normale. E quindi magari non c'è quella potenzialità. Il match che può esserci una stipulazione speciale, tipo ladder match e cose del genere. Ma è possibile che la stipulazione speciale possa arrivare successivamente. Mi auto aspettativa un 6. Vedremo. Allora, poi. Cos'altro c'è? Cos'altro c'è? Cos'altro c'è? Match per il titolo degli Stati Uniti. Owens contro Jericho. Diciamo la verità. A WrestleMania hanno deluso. Almeno a me hanno deluso. Con questo non voglio dire che hanno fatto un brutto match, che non è stato affatto brutto, è stato semplicemente un buon match, nulla di più. Due bravi come loro, da due lottatori bravi come loro, ci si aspetta francamente di più, normalmente. Quindi un po' scottato da questa delusione, un po' perché l'esito del match mi sembra anche alquanto scontato, visto che a quanto pare poi Jericho, finito payback, se ne va perché ha da fare un tour coi Fozzy. E che
vedo io no, quello che metto io come voto aspettativa è un 6. Così, normale, classico, insomma, classico 6 di prudenza. Spero che mi smentiscano. Spero che tirino fuori quel bel match che avrebbero dovuto tirare fuori a WrestleMania. Vediamo. Comunque, molta aspettativa, sai. Non so, è tutto una questione di sei, ma adesso cambia, voti tranquilli, adesso cambiano. Cambiano a partire da Wyatt Orton. Rematch doveva essere per il titolo, che poi non è più per il titolo, perché uno dei due è andato a Raw e l'altro a SmackDown, e ancora SmackDown con il titolo, che si farà nella House of Horrors. Il commentatore ha detto che questa match inizierà nella casa degli orrori e finirà sul ring. Io ho paura. Io ho molta paura che. Allora, potenzialmente potrebbe essere un'idea molto interessante, molto in stile Wyatt. Potenzialmente. In realtà ho il timore che ne venga fuori una boiata pazzesca, visto la capacità, fra virgolette, della WWE di gestire queste cose, che è nulla praticamente, e visto anche l'esito scontato, perché dopo era assodato che vince Orton, anche qua è abbastanza certo, perché per carità, perché dare una vittoria a Wyatt che potrebbe dare a lui uno slancio che gli serve dopo aver perso il titolo? Soprattutto visto che questa sconfitta, allora, il fatto è questo: secondo me dovrebbe vincere Wyatt, cioè, logica vuole vincere Wyatt, perché Orton, il match è senza titolo. Orton è uno di quei personaggi ormai che a livello di uno di quei personaggi che ha un livello di status talmente elevato, talmente tal punto che qualche sconfitta ogni tanto comunque non lo danneggia. Tutti dicono, perché così fai apparire Wyatt come più forte del campione di SmackDown e svilisci il valore del roster di SmackDown. Cavolate, perché comunque sarebbe una sconfitta isolata che non si ricorderebbe più nessuno, o almeno nessuno si ricorderebbe che Orton ha perso, mentre Wyatt da questo ne trarrebbe uno slancio che in questo momento a Wyatt serve, soprattutto in previsione di una faida con Balor che probabilmente perderà. Ma proprio sappiamo una zona. Deve vincere Orton. Wyatt cadrà di nuovo al dimenticatoio, farà tante altre. Magari faida con Balor che perde, poi tante altre faide di secondo piano. In match ho il timore, anzi quasi certezza, che sarà una boiata assurda. Una boiata veramente assurda. Il mio voto aspettativa è 2 per questo match. È 2. Non mi aspetto nulla di buono. Andiamo avanti a quello che probabilmente fa il main event. Reigns contro Strowman. Anche là, due lottatori che con evidenti limiti. Anche Strowman, bene o male, con i suoi limiti, comunque il suo lo sta facendo. La WWE paradossalmente con lui come personaggio sta anche lavorando bene, la sta buttando anche sulla bieca ignoranza, ecco. Lo sta buttando a livello di violenza anche proprio sull'ignoranza pura. E sta funzionando. Reigns purtroppo ne abbiamo parlato di lui, sappiamo già, sapete già quello che ne penso, sapete già, vedete già quello che succede con lui. Qualcuno all'ultimo dei no, durante il segmento di Strowman in cui shakerava, diciamo,
Calisto dentro un cassonetto. Qualcuno diceva We Want Roman, e poi c'è una gran parte che diceva Roman Sucks. Comunque, anche qua mi aspetto poco. Mi aspetto poco per i miti dei due, e mi aspetto poco per l'esito scontato del match, perché comunque vince Reigns. Perché sappiate, vince Reigns, cioè io lo do anche qua, do per scontato che vinca Reigns, perché insomma, sappiamo la ragione da vedere lui. Tutto questo, anche questa dominanza di Strowman in queste puntate di Raw, servono per tenerlo forte contro Reigns e per mandare over Reigns. Insomma, questo è il motivo. Mi ho fatto aspettative a 4, vedremo nulla. Voto aspettativa dell'intero pay-per-view 5 e mezzo. Non mi aspetto nulla di che, è una cosa mediocre. È una cosa di transizione, nulla di più. Questo è quello che mi aspetto. Detto questo, vi do appuntamento a domenica sul canale B-Factor 82 di Twitch per il Wrestling Sport. Che tanto voglio vedere se riesco a fare una cosa carina. Vedremo, vuoi vedere se mi riesce. Sto lavorando in questo senso per vedere se riesco a fare una cosa carina. Vi ricordo sempre la pagina Facebook www.facebook.com/l'angolo del lupo, scritto tutto piccolo, attaccato. Detto questo, un saluto a tutti quanti voi e alla prossima.